Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, stiamo parlando dell'età della pietra, quindi nel video precedente abbiamo già introdotto una prima parte. Adesso parliamo del mesolitico, quindi di una seconda fase. Allora, mesolitico è una fase intermedia tra la glaciazione e il riscaldamento del clima. In questa fase si estinguono gli animali di grandi dimensioni perché non era stato possibile per loro adattarsi al cambiamento della terra, quindi al cambiamento climatico. Quindi in questo passaggio gli animali molto grandi, di grandi dimensioni, si estinguono. Allora, la Mesopotamia, in questo, appunto, nel Mesolitico, era, diciamo, la fascia, la zona che era più popolata. Ed era quella più fertile, appunto, e viene detta mezzaluna, appunto, fertile. Qui nascono, diciamo, le prime città. Perché però proprio in Mesopotamia? Perché questa era la zona più popolata? Prima di tutto perché le terre erano molto fertili, perché il clima era mite, quindi permetteva di vivere bene. Le tecniche di coltivazione erano innovative, che vuol dire che avevano imparato a coltivare ancora meglio la terra, proprio perché era una terra fertile, quindi si sfruttava sempre di più. Si coltivavano cereali e legumi, si cacciavano, era possibile cacciare animali di piccola taglia e allora, ci fu un cambiamento importante, cioè si passa dal nomadismo, quindi ricordiamo che l'abbiamo detto anche prima, cos'era il nomadismo? Diciamo, il nomadismo è quando un gruppo di persone o una persona è costretta a spostarsi da una zona all'altra per trovare cibo, per trovare, diciamo, un'abitazione migliore. Quindi il nomade è colui che si sposta continuamente, perché non riesce a sfruttare il territorio. Adesso invece che le terre erano fertili, che era possibile rimanere in questi territori perché il clima era mite, si passa dal nomadismo ai villaggi sedentari. Quindi sedentario vuol dire stabile, che resta, che rimane lì, quindi sceglie quel posto e ci rimane a vivere, quindi è sedentario. Gli uomini inoltre impararono a conservare gli alimenti. Poi pian piano l'agricoltura si sposta anche in Asia e in America. Allora, qui nascono le prime città. Allora, la necessità di una città, possiamo capire che è un'evoluzione anche questo. Allora, la popolazione era aumentata. Si erano cominciate a creare delle classi sociali, che vuol dire? C'erano alcuni che magari erano più forti, più potenti, altri che lavoravano, poi c'erano i soldati, quindi si erano creati varie classi sociali, non erano tutti uguali. Poi nasce la politica. Perché? Perché la popolazione era cresciuta, appunto c'erano queste classi sociali, bisognava regolare, bisognava creare delle regole, perché altrimenti non si poteva convivere bene, come ancora oggi quando siamo tutti insieme, se non si stabiliscono delle regole, se non si rispettano determinate regole, non riusciamo a vivere bene tutti insieme. Quindi nasce l'esigenza di una politica che possa regolare appunto la popolazione. Inoltre al potere c'erano sacerdoti, re e guerrieri, e il centro della città era il tempio, quasi sempre nella parte più alta della città, perché era più vicina alle divinità. Quindi il tempio rimane la parte principale della città ed a volte era anche, diciamo, il punto in cui si conservava la maggior parte appunto del cibo, dei cereali, dei prodotti. Allora, perché nascono le città? Nascono perché adesso avevano imparato a produrre il cibo, quindi si poteva rimanere appunto nello stesso territorio e si poteva anche produrre più cibo, quindi si poteva restare in quel posto. Poi, perché la popolazione era aumentata, quindi c'era la necessità di definire, no, lo spazio dove uno viveva, quindi bisognava capire fin dove arrivava il proprio spazio. Ecco perché de definire lo spazio poi significava creare anche una città, l'ambiente dove si vive. Poi era necessario organizzare la comunità, ecco perché nasce la città, perché appunto, come vi dicevo prima, se noi stiamo tutti insieme è necessario che si organizzi in qualche modo, anche in classe per esempio, no? Ci sono delle regole, bisogna stare seduti in un certo modo, bisogna rispettare queste regole perché così non nascono i litigi, non nasce la confusione. Allora, per gestire l'ambiente, visto che la popolazione era aumentata, nasce appunto la città intesa come, diciamo, come istituzione, come riferimento.
Inoltre, era necessario appunto avere dei soldati che potessero difendere il popolo di quella città ed era necessario appunto avere delle leggi e delle regole per gestire il territorio. Quindi tutto è una conseguenza. Ancora qui ritorna l'idea e il concetto dell'evoluzione. Cioè noi introduciamo, no, dei cambiamenti perché ci adattiamo a quello che accade, cominciamo ad adattarci per vivere al meglio. Allora, detto questo, sperando sempre di essere stata chiara, vi invito a scaricare la mappa che troverete al di sotto di questo video, di utilizzare, come dico sempre, pennarelli, pastelli, insomma, per cercare il più possibile di renderla chiara, di scrivere a fianco se ci sono parole oppure cose che magari io non ho detto e voi volete dire, così arricchirla sempre di più e di utilizzarla con voi in classe perché comunque vi vale come strumento compensativo. Cercate di ripetere ad alta voce, magari se vi è possibile registrate quello che dite così vi riascoltate e vedete se vi piace oppure no, e ascoltate l'audio che vi aiuta nella prima lettura che troverete sempre al di sotto di questo video. Io vi aspetto al prossimo perché finiamo l'età della pietra parlando del Neolitico. Vi mando un bacio forte, vi invito a contattarmi in privato se ci sono argomenti o materie in cui vi serve una mano, è completamente gratuito, a me fa tanto piacere darvi una mano, e di seguirmi sui social. Ciao e a dopo!